C'è molta preoccupazione per il futuro nel mondo del nuoto Ravennate. I lavori per il nuovo impianto dovevano partire a giugno, ma non sono arrivate notizie in merito. Inizialmente si sarebbe dovuta costruire fin da subito la vasca da 50 metri per evitare l'interruzione dell'attività agonistica. I piani ora sono cambiati, la vasca da 50 metri arriverà in un secondo momento. Precedenza verrà data alla vasca da 25 metri. Il cantiere durerà 2 anni, poi sarà Arco Lavori a gestire il nuovo impianto per 25 anni. Verosimilmente la cooperativa edile affiderà il compito ad un'altra società. Si è fatto il nome di una cooperativa emiliana. Di fronte a queste scelte, le società sportive di Ravenna non vedono grandi margini di manovra per le rispettive attività, per gli eventi e le competizioni organizzate e gestite da anni. Per questo motivo hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale per ridiscutere il cronoprogramma del cantiere e per conoscere il loro futuro. Oggi, infatti, sono tutte costrette a programmare alla cieca i prossimi anni. La richiesta in primis è preservare le attività degli enti di promozione, chi che sia, Libertas, Wis, Pendas, CSI, Axi, sono un patrimonio ed è un valore aggiunto sul territorio ravennate, queste vanno salvaguardate. Andremo a chiedere che le società sportive possano nuotare e continuare la loro attività, sia quella didattica, di formazione e soprattutto quella agonistica, e al contempo poter svolgere quella che è una delle attività in primis in una città di Ravenna, proprio quella di portare i ragazzi a saper nuotare in un contesto quasi marittimo. Il secondo punto è quello di avere la gestione della didattica e quindi la gestione delle varie fasce d'età, quindi dei corsi di nuoto pomeridiani, cosa che invece ora come ora non viene fatta, non viene mantenuta, ma viene mantenuta latere dei corsi di nuoto che effettuerà il gestore. Allora figuriamoci, se noi dobbiamo fare dei corsi di nuoto a fianco a chi ci poi fattura e ci fa pagare i servizi, è chiaro che noi avremo poco spazio, quasi nulla, perché sarà gestione dell'ente che gestirà la piscina e al contempo non potremo dare continuità a ciò che abbiamo fatto. L'altra cosa, si perderanno tutte le manifestazioni sportive e invece noi vogliamo mantenere il Camprini, il Mosaico, tutte quei gambi, tutte quelle competizioni che hanno fatto di Ravenna una città conosciuta in tutto l'ambiente natatorio nazionale ed internazionale. Per quanto riguarda il cantiere invece, che cosa chiedete? Innanzitutto la vasca da 50. La vasca da 50 invece della costruzione della vasca da 25. Quindi chiediamo che il Comune possa cambiare quello e mantenere ciò che aveva promesso prima, cioè quindi una vasca da 50x21 che possa essere costruita salvaguardando la continuità natatoria delle società e quindi ritornare a ciò che ci avevano promesso, ecco, e non stravolgere il progetto che invece ce l'hanno dato come già avallato eccetera. Quindi noi chiediamo di essere intanto interpellati quando si prendono decisioni che portano alla morte delle società, visto che noi siamo i primi stakeholder della filiera, vorremmo essere coinvolti e non solamente coinvolti quando è già stato deciso nell'ambito comunale. Ora come ora, a nostro avviso, ci deve essere uno stravolgimento di quelle che sono le intenzioni del Comune, proprio per riuscire a rimettere in sesto e creare a Ravenna veramente una capitale del nuoto. Noi lo eravamo con la Gambi, poi è subentrata Riccione, ma con il progetto che ancora il povero Ernesto Randi avevamo impostato, e come il Comune l'aveva capito e percepito, perché il Comune aveva dato la continuità dell'attività natatoria, perché se ci facessero la vasca da 50 invece di quella 25 ci sarebbe questa continuità. Ecco, tempo fa si era parlato anche dell'ipotesi di trasferire l'attività agonistica in una città vicina a Ravenna, è fattibile oppure no? Ma non è fattibile, Ceseni iniziano a darsi i lavori, Faenza è pieno come un uovo, Riccione è impensabile, Forlì è piena, Forlì
Faenza, Lugo, cioè questi sono, è impensabile, anche perché fino adesso loro hanno sviluppato, ecco. Per quello che riguarda l'attività didattica, è impensabile continuare a fare attività didattica in una vasca a Ravenna di otto corsie a Ravenna, la didattica in otto corsie, quando noi invece l'abbiamo sempre fatta non in otto ma in 26. Noi diciamo ci siamo visti dirigenti, allenatori delle varie società, siamo tutti, ma dico tutti, sconvolti da una decisione del comune di questo genere, perché vuol dire, scusate, ma è fregarsene di ciò che è, soprattutto di ciò che è stato. Cioè noi parliamo di un ambito natatorio dove quest'anno abbiamo avuto due prime ai campionati italiani, giovanili, un quarto nella staffetta, un secondo, un terzo, un asia, insomma qui stiamo parlando che abbiamo una fervida attività, ma questa è cassata, finita,